nostra ma smettila, la nostra prossima ospite, Lucia Cuffaro. Buongiorno. Lucia, grazie. Grazie di essere qua. Allora, prego. Allora, oggi ci occupiamo un pochino di pulizie però ecologiche. Ecologiche, però magari impara le sì, tu... dico però, se cosa? Tu già compri, cioè, se tu comprassi dei colori così te lo presento. È carina. Miss Spugnetta. Ecco, Miss Spugnetta. Mister Spazzolone. Che devo fare? Te lo volevo presentare. Ah, ricomincio. Ricomincio a conoscere in qualche modo. Allora, come pulire la casa con detergenti ecologici? Assolutamente. Far risparmiare denaro. Ma non inquiniamo l'ambiente. Assolutamente, perché poi non ci rendiamo conto, spesso la nostra casa, nella maggior parte dei casi, è più inquinata di un centro città, perché tutte queste sostanze che ci ostiniamo a versare su tutta casa in realtà non fanno bene alla nostra salute. L'ideale è utilizzare ingredienti che potremo anche in qualche modo toccare, mangiare, riutilizzare. Assolutamente. Non tutto, però bisogna fare attenzione però quando si fanno queste, no, queste unioni. Allora, esatto. Facciamo prima un attimo un piccolo riesumé di quelli che sono di quelli che sono i detersivi presenti nelle nostre case. Linea di massima, guardate. Secondo i dati Istat 2015, ogni famiglia per i prodotti della casa spende 214,68 euro in media all'anno, quasi 18 euro al mese. Esagerati? Entriamo. Accomodatevi in salotto, però prima diamo una pulitina alle tende, spolveriamo i mobili in legno, lucidiamo l'argenteria, laviamo il pavimento. Che fragranza preferite? Vaniglia o brezza di mare? Per la camera da letto ho trovato un prodotto per catturare la polvere sulla televisione. Poi diamo una lucidatina ai mobili. Questo per vetri specchi è fantastico. Utilizziamo un prodotto per il tappeto. Attenti agli acari. Avete necessità del bagno? Nessun problema. L'ho appena pulito. Ho utilizzato l'igienizzante per i sanitari, del disincrostante per WC, l'anticalcare per la rubinetteria. Ho preso un prodotto per pulire le maioliche. Prendiamoci un caffè. Venite in cucina. Come dite, è tutto pulito? Ma certo! Ho lavato i piatti. A volte utilizzo il detersivo al limone o all'aceto. Per il piano cottura uso lo sgrassatore per i fornelli, poi il disincrostante per il forno, l'anticalcare per le superfici in acciaio, il brillantante per i vetri, l'igienizzante per il pavimento. Facciamo anche la lavatrice? A volte uso i detersivi liquidi, quelli per capi neri, colorati o per quelli delicati. Poi metto lo sbiancante, i vari ammorbidenti, al profumo di bocce. Utilizzate un prodotto per le tende, quello per far prendere le tende. Per questa scheda sono troppi, diceva Alessandro. Sono troppi, ma non Sara, servono. Infatti, mi sembra che li usa tutti, Sara. Sì, no, non è vero. Allora, sentiamo intanto come potremmo invece evitare di comprare tutta sta montagna di detersivi. Passiamo all'azione. Autoproduciamo uno sgrassante che può essere utile sia per sgrassare le superfici, appunto, che hanno dei residui di olio. Perché mi guardi come se io dovessi portare? sembra un corso che mi state facendo. Se dobbiamo imparare tutti e due. Allora, io chiederei di versare all'interno di una ciotola. È già tutto fatto, è già tutto calcolato. Qui ho messo 400 ml di acqua, si sta scaldando, mettiamo 50 g di bicarbonato di sodio. Evapora? No. Dice, guarda, in non succede niente. Poco forse. Aggiungiamo poi, allora il bicarbonato lo mettiamo perché è disinfettante, lo sappiamo benissimo, aggiungiamo però della soda da bucato che utilizzavano le nostre nonne e che fa un effetto sgrassante. È facile da reperire? Assolutamente in tutti i supermercati, soda da bucato. Soda da bucato. Altri 50 grammi. Prego, buttiamo. Dopodiché io ti consiglierei di abbassare un pochino il fuoco perché altrimenti No, io mi preoccupo perché non vorrei che fosse un modo di licia per eliminarmi. No, non voglio eliminarmi. Quelle cose chimiche. No, vorrei solo che tu magari imparassi un pochettino a tenere Quindi dopo queste due ingredienti. Allora, aspetta, ti devo chiedere un'altra cosa. Sì. Mentre giri e controlli che non strabordi, dovresti grattugiare 50 grammi con una grattugia. Con una mano? Dai. 50 grammi di sapone di Marsiglia. Allora, parliamo di sapone di Marsiglia. Sì, parliamo di sapone. Il sapone di Marsiglia non si trova al supermercato, quello vero. Come no? Io lo compro sempre al supermercato. Ma quello biologico va comprato, perché spesso il sapone di Marsiglia acquistato, a parte che ha degli ingredienti grassi in mare, non parlare, siamo a un milligrammo, forza, dai. E quindi quello che si acquista nel supermercato in genere contiene una serie di ingredienti che sono degli sbiancanti ottici, degli additivi che hanno lo stesso problema di molti disinfettanti
che hanno ingredienti assolutamente sintetici. Sì. Sappiamo che il sapone viene fatto spesso con il derivato del petrolio. Tu stai guardando ciò che sta combinando? No, perché fa delle scene no, pazzesche. Ho capito, ma 50 grammi sono tanti. Vabbè, ma fanne 10, di meno. Fanne 20. Sì, ma poi è fatto da un'ora, fa tanto il macho man. E tu non riesce neanche a grattare. Questo è un sapone faccio fatto in casa. Io, dai, faccio io. No, tu ti tagli la mano. Faccio, no, faccio, no, queste cose non le puoi fare. Faccio io, voglio vedere se è difficile. Ma togliti, ma insomma. Vabbè, come devo... Tu mi controlli, intanto mi giri. Sì. Cioè, già mi sembra di grattare un pochino di ecco, più. Ecco, già lì ma guarda che combinato, c'è chi che pulisce. Vabbè, cioè, comunque, facciamo qui che... Un applauso, no, grazie. Ok, allora adesso sì. Portiamo a sobbollire qui ma 50... niente, il sapone proprio. Beh, vabbè, dai. Fatto portiamo a sobbollire i 50 grammi di ogni cosa. Abbiamo. Cosa vuol dire sobbollire? Vuol dire siamo due no, chiamati. No, non capivo. Che cos'è sobbollire? Qui lo sanno sicuramente che lo sobolli. Deve pippiare, come dicono. Come il sugo. Che deve fare? Esatto, non deve bollire. Deve bollire, deve arrivare quasi al punto di bollore. Però non deve bollire forte, sobbollire. E io direi di abbassare la fiamma. Ancora? Dopo 10 minuti sarà fatto, quindi il tempo che si sia sciolto tutto. Una volta che si è freddato, poi togli sto copione da qua, che tanto non devi leggere nulla, non devi leggere niente, e diamo fuoco a tutto. Allora, oh, vedi come fai le pulizie, bene? Ma vedi, però, poi, dopo circa mezz'ora, un'oretta che si è freddato, che ha sobbollito, dobbiamo frullare a freddo, è importante, sì, altrimenti ci troviamo un gel troppo duro. E frulla lei? Dopodiché, e frulla sì, lei. No, sì, tanto adesso a freddo facciamo vedere il risultato fatto finale. Allora, questo è il meraviglioso sgrassante fatto in casa, sì, da noi. Sì, da noi. Che serve sia per lavare i piatti che per fare un bucato in ammollo, quindi possiamo sì, addirittura mettere panni delicati, possiamo sgrassare una superficie che appunto delle incrostazioni, cioè, tutto. E questa è l'alternativa, lo sgrassante, che viene usato per tantissime cose. E questo è il nostro primo prodotto. È una sorta più naturale. Poi, dai che abbiamo pochissimi minuti. Questo è velocissimo, lo faccio io e te faccio fare la cosa semplice. Sì, brava, brava, noi da donne ci capiamo. Allora, ho messo 300 ml di acqua distillata dentro una brocca. Ti chiederei di aggiungere 200 ml di aceto di vino bianco o di mele, in base. Okay. Tanto ricordiamo che le ricette di Lucia le mettiamo sul nostro sito animaliambiente.it, oppure anche, anzi, la cosa migliore è quella di prendere il DVD della nostra Lucia. Sì, l'ultimo Lucia. DVD. Certo, l'ultimo, anche prima, ma no, ha fatto i libri, Lucia Pufaro, fatti in casa per risparmiare, per uno stile di vita economico ed ecologico, quindi ci sono non soltanto questa ricetta, tantissime altre cose. Allora, noi, guarda, abbiamo finito in realtà, perché semplicemente si tratta di travasare quindi questa mistura di acqua e aceto sì, all'interno di uno spruzzino. Sì. Ma poi rimane tanto odore di aceto. No, ti assicuro che l'aceto è anche per allontanare le formiche. Bravissimo. Attenzione, anche per una cosa. Che cultura. Sono veramente soddisfatta. Sì. Questo spruzzino è utilissimo sia per lavare vetri, sia per levare il calcare dalle superfici in metallo, ma mettendo 2 o 3 bicchieri di questa mistura già pronta all'interno di un secchio con dell'acqua calda, possiamo anche lavare per terra. E da qui l'utilizzo di Mister Spazzolone. Sì. Un consiglio è i magici panni in microfibra. Ci permettono di andare a risparmiare sia sulla carta che utilizziamo per lavare vetri, ma anche per terra, perché durano più o meno 4-5 anni. E mamma mia, sono i piedi dei cani. Sì, perché hanno delle micro artigliette, sì, che aggrappano lo sporco e fanno utilizzare meno prodotto. Questi detersivi fatti in casa, Lucia, poi si conservano, perché a me hanno detto molte volte, se fate le cose fatte in casa, a parte il cattivo odore, ma poi dopo una settimana non vanno buttati no, via. No, assolutamente, questo dura mesi e questo anche questo dura mesi. Sì. Il valore aggiunto è un risparmio, perché con un solo prodotto andiamo a fare 4, 5, 3 cose, addirittura lo possiamo usare per, non so se abbiamo incrostato il rubinetto. L'acqua distillata, però non facciamo l'errore di acqua normale, sì, acqua distillata, soprattutto dove siamo noi a Roma, quindi con 2 prodotti possiamo e poi io me lo porto in giro questo, perché mi ricorda di dire che non facciamo pochissimi imballaggi, facciamo pochissimi rifiuti e
sono imballati, si voleva. Sono imballati. Io sono cresciuta vicino alla grotta, quindi sono una, sì, quindi insomma mi interessa il tema. E soprattutto compriamo sfuso, ci sono tantissimi posti dove è possibile prendere il bicarbonato, la soda da bucato, il sapone, tutto sfuso, senza imballaggi che sono difficilmente differenziabili. Allora, e siccome mi piace tantissimo quello che fai, ti dobbiamo ancora ricordare Lucia Cuffaro, un DVD, come si chiama? Fatto in casa con Lucia. Grazie, grazie.